L'enorme potenziale delle bioenergie italiane negli ultimi anni è al centro del dibattito della filiera agricola ed energetica, a testimonianza del maggiore peso che rivestono le agroenergie oggi in Italia e degli ampi margini di sviluppo futuri da pianificare in modo sostenibile. Tanti congressi e le fiere incentrate sulle bioenergie che ogni anno registrano un flusso sempre maggiore di visitatori. A tal proposito, si è svolta dall'1 al 3 marzo la mostra Convegno Agroenergia, MCA, giunta alla sua 6ª edizione, che si svolgerà al Parco Scientifico Tecnologico di Rivalta Scrivia. Un momento di incontro tra i diversi esponenti del comparto delle bioenergie, organizzato da Energetica, Distretto Agroenergetico Italia Nord-Ovest, in collaborazione con Polibre, Polo di Innovazione delle Energie Rinnovabili e Biocombustibili di Tortona. Quest'anno il dibattito si è focalizzato sulle due marce delle agroenergie italiane. Da una parte l'alta velocità delle rinnovabili, sia a livello tecnologico sia sul fronte della diffusione e della crescita. Dall'altra la lentezza burocratica e legislativa che non tiene il passo dello sviluppo. All'interno del Parco Scientifico Tecnologico è stata allestita un'ampia sezione espositiva, disposta su una superficie di oltre 1000 metri quadrati. Parallelamente, si sono svolte le sessioni dell'Assise del Biogas e del Focus Biomasse, con l'intervento di esponenti di spicco del settore agroenergetico italiano. La nostra azienda si occupa di impianti a biogas, realizzazione, progettazione, sviluppo, in particolare della tecnologia, ma anche chiavi in mano se il cliente lo richiede. In questo momento è importante soprattutto per informarci e vedere come sarà lo sviluppo del mercato futuro. In generale è un momento di incontro con i clienti già acquisiti, un momento di confronto anche con i partner, i fornitori, anche i competitors, perché no? Sì, diciamo, purtroppo in questo momento specifico è più che altro di riflessione, di speranze, di sviluppi futuri.